I commercianti a San Leone dopo l'imposizione del divieto di balneazione intorno ai pennelli sequestrati. Reazioni e commenti al microfono del videogiornale Gloria Scafè. Nel mare di San Leone, l'imposizione voluta dal sindaco di Agrigento Marco Zambuto del divieto di balneazione fra gli ormai tristemente noti 200 metri a destra e 200 metri a sinistra degli impianti sequestrati causa i pennelli inquinanti sembra non preoccupare i commercianti della zona balneare che continuano ad esercitare grazie ad una regolare affluenza di bagnanti, così come dichiarano al nostro microfono. Da quando è stato fisso il divieto di balneazione è cambiato qualcosa oppure no? Non è cambiato niente, diciamo che io ogni mattina arrivo qui non perché ci lavoro, ma tutte le persone fanno il bagno a mare, l'acqua è pulitissima, lo faccio anch'io in primis e non è cambiato completamente niente. Che la gente magari arriva, dice c'è qualcosa che non va, poi con i loro occhi magari vedono quello che c'è, l'acqua è cristallina come sempre. Niente di strano. Da quando è stato imposto il divieto di balneazione, che ripercussioni avete avuto? Ma fino ad oggi ancora niente, perché è stato imposto, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri. E fino ad oggi ancora forse le persone sono all'oscuro di questo o non gliene importa niente, perché il mare qua è ancora pulito, o almeno sembra pulito perché è trasparente. Poi quindi questo divieto di balneazione sembra un po' fuori luogo. Magari le analisi fatte dall'ARPA o da altre aziende rilevano inquinamento di magari detersivi, cose fecali, ma non sembra non importare alle persone. Siamo passati pochi giorni, quindi non posso verificare se c'è stato un calo, quindi è un po' presto per poter giudicare. E se in linea maggioritaria non viene accusata alcuna ripercussione, anche in considerazione di una disposizione piuttosto recente, tra gli esercenti c'è chi non risparmia di considerare che l'inquinamento del mare di San Leone altro non è che una delle fantasie dell'agrigentino medio che cerca cause a cui addurre i propri patimenti. Ma il problema veramente non è che l'acqua è inclinata, il problema è che, tra virgolette, la gente dell'Agrigento chiacchiera un po' troppo. Non c'ha proprio niente da fare dalla mattina alla sera e ci viene in testa che l'acqua è inclinata. Con le correnti che ci stanno non ci vuole niente arrivare a Giallonardo, arrivare a Palma Montechiaro. Questo problema è un po' dappertutto. E qui, scusami, le fognature dove stanno? Qua non ci stanno, non ci stanno a Giallonardo, non ci stanno a Siculiana e non ci stanno a Palma di Montechiaro. Quindi questo è un problema che è da tutte le parti. Adesso che la gente è andata a Giallonardo pensa di avere un male pulito. Tutte fesserie, per non dire un'altra bella parola. Comunque questa è la realtà. Se la gente parlasse di meno e farebbe di più, qua a San Leone sarebbe una cosa buona, un po' per tutti.